Grazie Presidente, colleghi assessori. Allora, l'articolo in questione riguarda alcune peculiarità delle problematiche dell'IRSAP. La prima fra tutte è quella dei dipendenti. Ce ne sono alcuni che, se colleghi non andiamo a scindere davvero le casse, rischiano di continuare a non prendere lo stipendio, gravi problemi. Lo ha annunciato anche qualcuno prima di me, per me è importante e interessante, e credo che sia la lettera G del primo comma che dobbiamo assolutamente mantenere. Cambiamola, se volete migliorarla, discutiamone, ma quella è assolutamente necessario che venga approvata in questa riforma. Io voglio invece parlare dell'altro aspetto, quello invece più propriamente politico di questo istituto regionale, e mi riferisco chiaramente alle prime lettere del primo comma, la A, la B, la C, la D. Io vi ricordo che la legge regionale 17 del 2013, che questo Parlamento ha approvato durante questa legislatura, riguardava proprio il cambio delle modalità di scelta delle governance dell'IRSAP. Il presidente della terza commissione al tempo era Bruno Marziano, oggi assessore di questo governo, e qui in quest'Aula si decise all'unanimità di votare quella legge che decideva finalmente di ridare in mano agli imprenditori iscritti nelle associazioni di categoria maggiormente rappresentative di questa regione la guida di quell'ente, perché i tre che venivano eletti poi andavano a costituire il consiglio di amministrazione insieme ai due che erano nominati dall'assessorato alle attività produttive, e fra i tre eletti dalle associazioni di categoria il presidente della regione nominava il presidente dell'IRSAP. Poi mi direte: ma questa regola dice non ha funzionato. Ebbene, questa regola non ha funzionato perché quell'assessorato e questo assessorato e questa politica e questo governo non hanno voluto farlo funzionare, quel sistema. E oggi si ritorna di nuovo indietro, si chiede a questo Parlamento di ritornare di nuovo indietro a come eravamo prima. Allora, io ho ascoltato con grande interesse l'intervento dell'onorevole Malafarina, perché lui, è vero, aveva ragione e ha ragione quando dice che da 8 anni Confindustria pesantemente è alla guida di questo assessorato, era alla guida di questo assessorato, ma da 8 anni è alla guida di questa regione, è alla guida di questo governo, è alla guida di questo presidente della regione. Perché io non posso dimenticare quando all'inizio, quando sono stati designati gli assessori, alla domanda di una giornalista al presidente Crocetta che gli chiedeva la Vancheri a quale partito fosse in quota, lui rispose: in quota montante. Non lo dimentico, non posso dimenticarlo. E allora io non ci sto oggi qui a sentirmi dire ancora una volta che dobbiamo tornare indietro a situazioni di quel tipo. Quelle sono le stesse persone che ci sono nelle intercettazioni di Tempa Rossa, quando con Gemelli parlano e si spartiscono i posti, e dall'IRSAP parte la nomina al CDA dell'ISA a Siracusa. Dello stesso Gemelli, proprio per una contrattazione e spartizione di poltrone, di favori e di posti. Non ci sto a questa cosa e non ci sto a tornare indietro, ed è ora che questo Parlamento cominci a prendersi la responsabilità delle norme che vota, perché non è possibile che ogni volta facciamo un lavoro e subito dopo, quando a qualcuno non conviene più, si ritorna di nuovo indietro. Colleghi, ribellatevi a questo stato di cose, perché ne vale anche il vostro onore, la vostra faccia. Voi tornate sui territori e parlate con la gente. E basta.